Il resveratrolo è un'ottima molecola, ma c'è molto di meglio. E tra un attimo ti dico tutto. Surprise! Il resveratrolo è un fitonutriente presente in alcune piante, tra cui l'uva, le noci e poi anche in alcune specie di piante medicinali. È stato oggetto di numerosi studi e conosciamo bene le sue proprietà antinfiammatorie, antiossidanti, cardioprotettrici. Il resveratrolo viene prodotto dalle piante per difenderle contro le infezioni e contro l'ossidazione, ma la vera star quando parliamo di resveratrolo è uno dei suoi precursori, la polidatina. La polidatina è molto meglio del resveratrolo e ora ti spiego perché. La polidatina è un glucoside precursore del resveratrolo e si trova anch'essa nell'uva, in particolare nella buccia e nei semi. Si trova però soprattutto nelle radici del Polygonum cuspidatum, una pianta originaria della Cina e del nord-est asiatico. La molecola è molto più idrosolubile, risulta addirittura circa 50 volte più efficace del resveratrolo. La polidatina, grazie a un meccanismo di trasporto attivo che utilizza i trasportatori di glucosio, raggiunge tutte le cellule dei tessuti in concentrazioni molto elevate e attive. Il gruppo glucosidico di questa polidatina funge da trasportatore dentro le cellule. È come se fosse un lasciapassare, diciamo, che fa entrare molto più facilmente la molecola all'interno delle cellule. E qui dentro le cellule si trasforma proprio in resveratrolo, gli viene tolto questo gruppo glucosidico. Quindi, tradotto, si assorbe meglio e funziona molto di più. Inoltre la polidatina può attivare le sirtuine, considerate i geni della longevità, e aumenta la crescita dei mitocondri. Questi sono argomenti straordinari di cui ti ho già parlato in altri video. Allo stesso tempo poi la polidatina inibisce anche la malondialdeide, deputata alla perossidazione lipidica e all'aumento dello stress ossidativo. Questo è un parametro che io personalmente chiedo spesso ai miei pazienti. Ma quali sono i benefici di questa polidatina? La polidatina, grazie alla sua attività antiossidante e antiradicali liberi, agisce sui mediatori dell'infiammazione e modula il metabolismo lipidico. Ecco i suoi principali benefici. Agisce contro tutti i radicali liberi e inibisce l'ossidazione dei lipidi, riducendo il colesterolo LDL ossidato, che è il vero nemico, non il famoso colesterolo cattivo, colesterolo totale. Ne parliamo poi. Combatte poi ovviamente lo stress ossidativo con la sua ottima attività antinfiammatoria. Possiede potenziale attività antitumorale, di questo ti lascio proprio la bibliografia nel mio blog valeriosolari.com. Questo è un aspetto molto interessante secondo me. Poi inibisce l'aggregazione piastrinica, ha un potente effetto immunomodulante e anche una potenziale azione antivirale e antibatterica. Poi per questa storia che agisce anche sulle sirtuine ha una spiccata dote anti-invecchiamento e anche neuroprotettrice, questa non è una cosa da poco sicuramente. Poi può essere utile anche per la steatosi epatica, il cosiddetto fegato grasso. E poi ultimo ma non ultimo, può combattere i danni da lipopolisaccaridi da batteri intestinali, i quali sono responsabili o comunque co-responsabili di diverse problematiche cardiache, aterosclerotiche e anche neurologiche come il morbo di Parkinson. Infatti la polidatina passa la barriera ematoencefalica. Ti parlerò presto di questi lipopolisaccaridi in ottica preventiva, in un argomento estremamente importante per la prevenzione cardiovascolare. Effetti collaterali, per fortuna, sono molto rari e sono più che altro di tipo gastrointestinale e io personalmente non ho mai riscontrato problematiche nella mia esperienza clinica. Sì, ma dove la trovo sta polidatina, ti starei chiedendo? Come al solito lo sai, nel mio blog valeriosolari.com trovi tutto nell'articolo relativo a questo video. Ti accenno anche già i dosaggi, si parla di 100-200 mg al giorno, a seconda del caso clinico. Il consiglio che ti do naturalmente è di valutare, insieme al tuo medico di fiducia di riferimento, l'esecuzione di esami specifici riguardanti la tua situazione e lì individuare la potenziale necessità di integrare polidatina. Naturalmente, se avessi ulteriori dubbi, curiosità su questa magnifica molecola, scrivimi qui sotto nei commenti. E se come me sei appassionato di questi argomenti, mi raccomando, seguimi e iscriviti al mio canale YouTube Valerio Solari. Parlo tutti i giorni praticamente di questi fantastici argomenti di nutrizione, di epigenetica, di stile di vita in generale. E se pensi che la polidatina possa interessare a qualcuno che conosci, mi raccomando, fammi questo regalo, mandagli questo video. Ciao!